Ragazzi, sapete tutti quanti che è nato il mio piccolo Achille, quindi in quanto la macchina vecchia non va più bene, ho deciso di cambiare macchina. Me lo fate cavare o no un piccolo sfizio? E allora guardate cosa vorrei prendere, ragazzi. Look at all you've gone through, all the crazy and the bittersweet too, all the while your heart's on fire, keeping all to your own desire. Look at all you've endured, heartaches that have crushed your worth, all the while your mind's at war. You keep coming back for more, you keep coming. Intanto entriamo. Tac. Voilà. Vediamo, guarda che figato! C'è anch'essimo da Lamborghini. È un Lamborghini Huracan. Come si accende? Guardate, come gli aerei. Madonna. Madonna, seruccia. Porca miseria. Mi sembra di essere su una stornata, ragazzi. Cioè, guardate quanti pulsanti. Ragazzi, ritorniamo a Castel San Pietro dal mio piccolo Achille a fargli vedere il bel gioiellino che vorrei prendere. Ah! Ho fatto una cagata, ragazzi! Ma qua dove cavolo lo metto il passeggino? O lo metto il passeggino? Il passeggino! Non va bene, non va bene, ragazzi, ho buttato i soldi. Questa, ragazzi, è la macchina che ho comprato e ora perché ho scelto questa macchina? Questa macchina, diciamo che a livello estetico esterno subito si presenta una macchina grande, però al suo interno, ovviamente, perché questo, ragazzi, bisogna calcolare sempre le misure e provare le macchine, al suo interno è un pochino più piccola rispetto magari a quello che una persona si può pensare. A tutte quanti gli optional che una macchina di quest'oggi può avere, insomma. È una macchina molto confortevole, bella, morbida, presenta le maniglie a scomparsa, ovvero quelle maniglie che una volta che voi cliccate con il pulsante e aprite l'automobile, queste maniglie escono dalla scocca dello sportello, dopodiché quando appunto richiudete le maniglie vanno sempre a scomparsa nello sportello. Presenta anche il baule con apertura e chiusura automatica, quindi non è manuale, quindi è diciamo che è un optional molto comodo, che può servire soprattutto quando devo scaricare magari il bambino e il passeggino. Tolgo il passeggino e con un clic si chiude da solo il baule. Ora invece passiamo a qualche specifica tecnica. Partiamo con una potenza di 163 cavalli con una velocità massima di 206 km orari e un'accelerazione dai 0 ai 100 di 10,1 secondi. Presenta, come potete notare, i fari a LED, specchietti retrovisori esterni regolabili elettronicamente e riscaldabili. Abbiamo i cerchi di 17, negli interni possiamo trovare il volante in pelle, climatizzatore a due zone, specchietto retrovisore interno con controllo manuale in retromarcia, sedili anteriori manuali a 8 regolazioni. Come cilindrata è un 2000, lunghezza 4370. Abbiamo una larghezza di 1900 e un'altezza di 1650, con un passo di 2680. Come avete potuto notare dalle riprese precedenti dell'automobile, è venuto un
breve passeggero acquazzone. Ora che sono passate alcune ore, il cielo finalmente si è rischiarito ed è tornato al sole. Quindi ora possiamo passare al test drive, quindi le mie sensazioni di quest'auto. Come avete visto, questa è l'auto che, diciamo, ho appena comprato, ovviamente nulla da togliere all'auto che avevo prima, però sapete ragazzi, era già un 2010, quindi iniziava ad essere già vecchiotti, iniziava già ad avere alcuni chilometri, anche perché aveva già 240-250.000 chilometri addirittura. Quindi con il nuovo arrivo del mio piccolo Achille, è giunto anche il momento di prendere un'auto nuova. Quindi sensazioni ragazzi, quello saluto nel frattempo. Sensazioni sicuramente, la marca Range Rover è un'auto molto comoda, molto confortevole. Questo ovviamente, essendo anche un modello nuovo, c'ha dei display in più, c'ha degli optional più, ovviamente diciamo che anche molto elettronica, molto più elettronica rispetto alla mia, quella che avevo prima. E quindi che dire, le sensazioni ragazzi sono bene o male le stesse di quelle che avevo prima, però ovviamente essendo un'auto nuova ha sicuramente certe comodità e certi optional in più. Essendo un SUV, questa automobile qui, le buche diciamo non si sentono, perché non è una macchina bassa, rigida come magari un Lamborghini. Quindi diciamo che le buche vengono molto attutite dagli ammortizzatori. Come ogni SUV ha le sue caratteristiche, ovviamente da sterrato, pianura, magari collina, ecco, quando nevica, quando piove, quando appunto scegliete in viaggio, potete decidere quale opzione, quale comfort selezionare per avere un viaggio migliore, insomma. Bene ragazzi, allora come avete visto, questa è la mia scelta, questa è la macchina che appunto sono andato a comprare. Per quale motivo? Innanzitutto perché la gamma Land Rover mi piace, vengo appunto da un Range Rover, quindi per rimanere in tema ho voluto scegliere questo tipo qui di modello. Innanzitutto è un pochino più piccolo rispetto alla mia vecchia Range Rover, però per l'appunto, essendo un pochino più piccolo, è anche un pochino più comoda da parcheggiare, in quanto per il momento, ahimè, abito ancora in centro. Elettronicamente ha tutto, quindi non gli manca nulla, e oltretutto è anche di una cilindrata un pochino più bassa, di conseguenza mi consuma anche meno del mio vecchio 3000 biturbo. Oltretutto ci tengo a dirvi che voglio far partire un contest Land Rover per partecipare con me ad un test drive. Basta scrivere alla pagina gruppo progetto auto, indicare a questa pagina che appunto avete visto il nostro video, il video di Nathan su YouTube, tramite la pagina Team Commando, e dopodiché parteciperete automaticamente a questo contest. Il vincitore farà un test drive con me a vostra scelta di una macchina Land Rover. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Vamos!